sicuramente una delle città più belle del mondo. Attenzione davanti. Buonasera. 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 Ciao, ciao, ciao. Quale questione? Scusate. Avanti. Scusa. Salto di posti. Buonasera a tutti. Buonasera. Oh, la più bella di tutte le belle. Non ti aspettate? Buonasera, buonasera. Mi dà fastidio. Sì. Okay. Ah no, va bene così. Bella partecipazione, grazie a tutti per essere
qui questa sera, ma soprattutto grazie a chi ci consente di essere qui questa sera. Io devo ringraziare personalmente il Presidente De Luca e penso che sia un ringraziamento doveroso da parte di tutta la cittadinanza della Penisola Sorrentina. Ma non per circostanza o per piaggeria, ma perché oggettivamente se non fossimo stati messi nelle condizioni di partire con questo cambiamento epocale, io direi, della sanità in Penisola Sorrentina, e se non avessimo avuto, grazie alla Regione Campania e grazie al Presidente, questa opportunità, non saremmo oggi qui a questo punto a poter illustrarvi e raccontare quello che è stata una prima parte del percorso, che è l'avvio di un progetto importante, ambizioso, che riusciremo a mettere in atto in tempi brevissimi grazie anche al grande contributo di tutte le istituzioni. Voglio ringraziare i sindaci del territorio che in una maniera sinergica e coesa con l'amministrazione regionale e con l'azienda sanitaria hanno fatto un grandissimo sforzo e hanno dato, secondo me, quello che è un esempio di come ci si deve muovere in una pubblica amministrazione nell'interesse della cittadinanza. Abbiamo davvero lavorato in una maniera coesa in un momento difficile, il momento del Covid, e anche questo, Presidente, mi faccia dire, in questo momento in Penisola Sorrentina noi siamo quasi all'80% della popolazione vaccinata. Non voglio dire, ma siamo, credo, un esempio sul livello nazionale. La Penisola ha accolto in una maniera fortissima il messaggio che lei ha lanciato, il messaggio che ha lanciato la Regione, il messaggio che hanno lanciato le istituzioni sanitarie, che abbiamo dato come azienda sanitaria, e grazie anche al contributo dei sindaci. Oggi siamo qui a Villafondi perché Villafondi è stato il baricentro dal punto di vista vaccinale, il punto da cui siamo partiti per la campagna vaccinale, che si è poi allargata anche su Massalubrense, che si è allargata su Vico Equense, ma è stato grazie a questo sforzo che oggi raggiungiamo quasi l'80% della popolazione, siamo circa il 90% dei vaccinati. Quindi credo che siamo davvero un esempio su scala nazionale. Ci mancano, io credo, alcune migliaia, qualche migliaia di persone per raggiungere per fine settembre quello che dovrebbe essere il target dell'immunità di gregge. Per cui davvero grazie a tutti per il grande sforzo, grazie a tutti per la grande collaborazione e grazie perché questo momento è un momento importante per una comunità, è un momento in cui si avvia una nuova struttura sanitaria. E come diceva un'antropologa famosa americana, la civiltà nasce nel momento in cui gli uomini iniziano a prendersi cura dei loro simili. Ecco perché questi momenti in cui cambia il modello di sanità su un territorio diventano modelli fondamentali. Noi, questa struttura ospedaliera è stata fortemente voluta, come dicevo, sarà una struttura innovativa, baricentrica rispetto all'intero territorio, nella quale ci sarà un'offerta sanitaria importante. Si avvia con questo intervento un presidio ospedaliero che avrà un DEA di primo livello, un dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello, che è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela sanitaria del territorio. Ed è fondamentale ancora di più perché la popolazione di questo territorio triplica durante l'estate, come sappiamo tutti, e ha un richiamo turistico di una peculiarità importantissima, quasi unico al mondo. E se non c'è una tutela anche dal punto di vista sanitario, non c'è un interesse anche da parte degli operatori turistici. Quindi anche questo dato sociale diventa un dato importante per questo territorio, per una operazione sanitaria di questo rilievo. Dal punto di vista concettuale, la struttura è stata pensata come una struttura, come vi dicevo, che avrà circa 200 posti letto, ma è una struttura in linea con i canoni della nuova organizzazione sanitaria, quindi una struttura flessibile che avrà spazi che potranno allargarsi sino a 250 posti letto. È un investimento molto importante, è un investimento che sarà conurbato rispetto a quella che è la realtà già esistente, verrà realizzato lì dove oggi esiste il distretto sanitario,
quindi prenderà il posto di quella struttura oggi esistente che è il distretto di Sant'Agnello. E mi piace chiudere con questa piccola introduzione con una frase del testamento di Mariano Lauro. Mariano Lauro era il proprietario di Villa Lauro, che era il sito sul quale sorge oggi la struttura sanitaria di Sant'Agnello. Mariano Lauro nel 1856 redige il suo testamento alcuni giorni prima della sua morte e dice: in morte diretta mia moglie voglio che sia formato un ospedale nella mia casa Villa Lauro per tutti i poveri infermi che la casa potrà contenere e le rendite potranno essere capaci a mantenere. La struttura dovrà servire tutti i casali e parrocchie di Massa Lubrense, di Sorrento, di Piano, di Meta e dei due villaggi di Montechiaro e Alberi. È un esempio di come 160 anni fa circa qualcuno ipotizzava di avere una struttura sanitaria che servisse l'intera penisola. È un messaggio che noi oggi, grazie alla Regione Campania e del Presidente De Luca, raccogliamo. Grazie. Passo la parola ai tecnici che ci faranno una rapida illustrazione dell'intervento e dopodiché vorremmo sentire i sindaci del territorio che ci dicano la loro su questo intervento così importante per tutta la collettività della penisola. Prego, ingegnere Visone. Sì, buonasera a tutti. Se possiamo far partire, grazie alla mia presentazione. Io innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, il direttore generale per aver creduto nella mia persona, nell'individuare la figura che ha il piacere e l'onore di seguire questo intervento così importante, oltre che ovviamente la regione che è il motore di tutto questo. Vi annoierò poco con gli aspetti che riguardano la procedura amministrativa che noi stiamo portando avanti e soprattutto con le prime soluzioni ai problemi che già furono individuati nelle prime fasi di studio di questo progetto. Posso prendere? Sì, per il cambio delle. Grazie mille. Ok, allora il progetto ovviamente muove le sue fondamenta dalla proposta che fu formulata dai sindaci dei comuni della penisola e che a seguito di valutazioni piuttosto ampie individuavano nella sede dell'attuale distretto sanitario di Sant'Agnello la sede e l'allocazione ritenuta più idonea dell'intera penisola. Si è spento? Ah, ecco qua. Eccoci qua. Lo studio di fattibilità in un primo momento individuava due aree dove realizzare le due costruzioni che avrebbero dovuto ospitare il distretto e l'ospedale. Nell'attuale sede del distretto sanitario di Sant'Agnello, un'area immediatamente adiacente, e in un'area individuata nel piano regolatore come area di interesse generale per la realizzazione di edifici, di attrezzature di interesse generale. Lo studio di fattibilità redatto dai comuni, dagli uffici tecnici comunali nel 2015 fu già oggetto di una prima conferenza dei servizi preliminari in regione e fu oggetto di alcune osservazioni da parte degli enti chiamati ad esprimersi sulla proposta e che evidenziavano alcuni aspetti ritenuti degni di interesse nello sviluppo dei successivi livelli progettuali. Primo fra tutti, la valutazione e la compatibilità dell'individuazione dell'area con le cavità esistenti all'interno del sottosuolo, che hanno rappresentato una delle prime sfide, che ha impegnato sin da subito il gruppo della progettazione.
poi la soprintendenza che esprimeva alcune osservazioni e soprattutto chiedeva di indirizzare la progettazione nella conservazione dell'esistente via Mariano Lauro, con scelte progettuali che consentissero di lasciare la viabilità di collegamento tra la via Riommella e il viale dei Pini. Oltre poi la necessità di capire quale fosse la strada più giusta per rendere compatibile l'intervento con gli strumenti urbanistici esistenti. Il piano regolatore vigente, come dicevo, pone una serie di limiti alla realizzazione di opere sul territorio, questi già in questa fase rappresentano dei limiti che dovremo superare in qualche modo nell'ambito della conferenza dei servizi. Il progetto di fattibilità redatto dai tecnici aggiudicatari della gara d'appalto prevede la realizzazione dell'intero edificio su un unico lotto di terreno, che è quello del distretto sanitario di Sant'Agnello, e con una serie di deroghe che in qualche modo dovremo concepire rispetto agli attuali strumenti urbanistici. Giusto accanto è prevista, è programmata ed è già stata affrontata la fattibilità di un parcheggio interrato immediatamente nelle vicinanze dell'edificio ospedaliero e a suo diretto servizio. Prima fra tutte, tra le criticità rilevate nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare, è stata superata con questa scelta progettuale che mantiene il collegamento esistente di via Mariano Lauro. Altro aspetto, come dicevo, riguarda l'esistenza delle cavità all'interno del sottosuolo, che già erano state evidenziate nel corso dei primi studi sviluppati anche dagli stessi uffici tecnici comunali, e per questo in questa fase abbiamo inteso sin da subito approfondire gli aspetti inerenti al sottosuolo della costruzione attraverso una campagna di indagini geologiche e geofisiche piuttosto spinta e volta a individuare e caratterizzare sia la stratigrafia del sottosuolo e soprattutto la presenza delle cavità attraverso un rilievo geometrico delle stesse e un rilievo dello stato di degrado delle pareti. Come si può vedere da questa immagine, la rete della cavità presente all'interno del sottosuolo interessa parte dell'area di sedime del fabbricato e quindi rappresenta una delle criticità da superare. Criticità che già a livello di progetto di fattibilità è stata affrontata dai professionisti incaricati della progettazione attraverso un sistema fondale, un sistema di fondazioni fatto su pali, adeguato rispetto alla presenza delle cavità e costituito da palificate di fondazione che consentono di superare la criticità esistente all'interno del sottosuolo. Questo è un po' lo stato della progettazione e quali saranno gli sviluppi futuri. Questo progetto è finalmente pronto per essere sottoposto a tutti gli enti che dovranno esprimersi in tal senso. Sicuramente tra questi l'ente regionale nelle sue diverse competenze degli uffici, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Soprintendenza, i comuni l'autorità di bacino. Siamo pronti quindi per partire con la conferenza dei servizi preliminare e oggi è il momento per avviare quel procedimento. Questo è quello che diciamo lo stato della procedura e quello che da domani mattina inizieremo a fare. Grazie a tutti. Della parte tecnico-amministrativa e adesso passo la parola al project manager dell'architetto Pavani che ci illustrerà invece l'intervento dall'interno facendoci vedere un attimo quelle che sono la realtà distributiva che hanno ipotizzato i progettisti che consentirà di mettere in veloce realizzazione questa opera. Prego architetto. Magari se mi puoi dare per cambiare l'immagine. Quindi dovrò dire io. Va bene. Mi spiace di questo inconveniente. Buonasera a tutti. Io sono qui a rappresentare tutto il gruppo di progettazione che ha vinto la gara per la progettazione del nuovo ospedale della penisola sorrentina e della direzione dei lavori. È un team è costituito da più di 40 professionisti, tra architetti, ingegneri, strutturisti, impiantisti, geologi,
organizzati tra Napoli, Firenze, Bologna e Milano. Questa è la parte che mi piace di più del nostro mestiere, il dialogo multidisciplinare tra le varie professioni. Dal punto di vista del progetto, devo dire che abbiamo trovato una condizione ottimale di lavoro sia con la direzione sanitaria e tecnica dell'ASL 3, ma anche col dialogo che abbiamo avuto col comune, col sindaco di Sant'Agnello, con i quali abbiamo avuto diversi incontri di discussione che hanno portato poi alla stesura finale di questo definitivo di questo progetto. Questo ha comportato anche una piccola revisione del programma sanitario iniziale, aggiornato sulla base degli ultimi dati che ci sono stati forniti in termini di numero di posti, di degenze, di numero di interventi annuali, che hanno portato a una piccola rivisitazione dei posti letto, che, come ha già spiegato l'ingegner Sosto, è comunque un sistema molto flessibile, che in questo momento oggi è di 193 posti letto, ma ha una potenzialità capace di arrivare fino a 247 posti letto. Faccio una piccola premessa che mi sento di fare dal punto di vista dell'architetto, che mi sembra però una politica importante, è il fatto di intervenire su un'opera, su un'area già urbanizzata, quindi senza intervenire sul consumo di nuovo suolo. Questa è una politica ambientale molto importante, che oggi è particolarmente sentita, in particolar modo nella penisola sorrentina, perché il valore del terreno è un elemento molto, molto importante. Prima di venire qua ho risentito la presentazione che aveva fatto il presidente De Luca quando, in occasione della firma del contratto di incarico della progettazione. C'erano stati dati due input molto importanti. Uno è che l'ospedale sia un edificio molto funzionale sia per i degenti, ma anche per chi ci lavora, quindi per tutti i sanitari. L'altro elemento è che non sia un semplice edificio, ma sia un vero oggetto di architettura. Noi crediamo di aver risposto, speriamo, a questi due input molto importanti. Attraverso cosa? Dunque, per quanto riguarda la funzionalità, cerco di essere breve perché per non annoiare troppo. Per la funzionalità è un ospedale aperto, molto luminoso, con delle camere a livello quasi alberghiero, sono tutte camere da un posto letto, massimo due posti letto di degenza, molto luminose, tutte hanno la faccia verso il mare, che è la parte più bella. L'edificio si apre a V con andiamo avanti, scorriamo velocemente tutti i piani, adesso non credo che sia il momento di discutere dei layout interni, poi ci sarà occasione magari in altre circostanze di entrare nel merito di tutti i dettagli. Ecco, qui si vede, è un edificio aperto a V verso il paesaggio, verso il mare, tutte le camere di degenza hanno la possibilità appunto di avere questo affaccio, perché è veramente molto bello. Abbiamo pensato a tre elementi di mitigazione, poi arrivo sull'architettura, si può fermare un attimo. Tre elementi di mitigazione, perché comunque l'impatto dell'edificio è un impatto importante. Uno è quello di realizzare la copertura del parcheggio a verde. C'è già un esempio molto bello che il sindaco ci ha portato in visita, realizzato in collaborazione con il WWF. E quindi l'idea di avere una copertura verde che nasconda poi il parcheggio interrato è un elemento di mitigazione. L'altro elemento di mitigazione è di avere le coperture a giardino pensile, che servono appunto come giardini terapeutici per i degenti e abbiano la possibilità di passare qualche ora all'aperto.
L'altro elemento è il rapporto con l'edificato circostante, perché nelle strade su via Iomella Piccola sono strade molto strette a senso unico, che hanno un rapporto, diciamo, molto diretto con l'edificato esistente, e noi pensavamo di confermare anche su quel lato lì la presenza di questi muri in tufo che sono molto belli. Dal punto di vista funzionale il sistema, diciamo, è organizzato in maniera molto semplice, in modo tale che ci sia un facile orientamento del visitatore. Non so se sicuramente è capitato a tutti di entrare in un ospedale, di perdersi, di non capire bene qual è la direzione in cui andare o di trovare. Ecco, questo è un ospedale in cui invece c'è un unico baricentro centrale, quindi tutto il pubblico ha una risalita di tipo verticale dalla hall d'ingresso, e questa hall d'ingresso è su quattro, diciamo, sviluppata a tutta altezza, su quattro piani, in modo tale che anche dai piani superiori io ho sempre la visione del punto in cui sono, di cui mi trovo. Dal baricentro poi ci sono le due ali laterali in cui sono collocate, diciamo, le aree delle degenze. Quindi un sistema molto semplice che consente una forte luminosità di tutti gli ambienti, e dei percorsi molto brevi anche per i sanitari, e questo è un altro elemento importante, e di avere anche tutti gli spazi interni di lavoro sempre illuminati in maniera naturale. Passo velocemente invece al discorso dell'architettura. È un'area, come ho detto prima, già urbanizzata, collocata in un contesto ben specifico del comune di Sant'Agnello, a forte vocazione turistica, quindi stiamo parlando di una località turistica di mare. Quindi non abbiamo voluto fare un edificio severo, ma piuttosto un edificio luminoso che riprenda alcune caratteristiche dell'architettura locale, e quindi colori chiari, bianchi, l'utilizzo della ceramica come elemento, diciamo, di decorazione, e anche l'utilizzo, diciamo, di questi elementi orizzontali che riprendono i terrazzi che ci sono quasi dappertutto nell'edificato di Sant'Agnello. Un altro elemento importante è l'articolazione della facciata. Per ridurre la massa volumetrica dell'edificio abbiamo cercato di fare una facciata molto articolata dal punto di vista, diciamo, architettonico, come potete vedere dalle immagini, e questo consente di avere una forte articolazione e una percezione di vista molto diversa. Cioè, man mano che uno cammina ha una percezione dovuta al gioco di ombre, di luci, di colori, che varia a seconda del punto del movimento. Abbiamo voluto fare un edificio, poi chiudo, che si lega di più al discorso degli alberghi, degli hotel che sono presenti in zona. Abbiamo fatto una citazione prima nella slide che si vedeva in precedenza, un riferimento molto esplicito all'hotel del Parco dei Principi di Gio Ponti, dove abbiamo ripreso l'utilizzo di queste bellissime ceramiche sul bianco azzurro, e che abbiamo voluto appunto riprendere come elemento proprio di forte citazione. Basta, direi, non voglio annoiare troppo, mi sembra di aver raccontato tutto. Un'ultima cosa, l'orografia del terreno è un altro elemento importante, perché c'è un forte dislivello di circa dell'ordine dei 7 metri tra il punto più diciamo a nord e il punto più a sud. Questo ci ha consentito di articolare l'edificio per piani, in modo tale che l'ingresso vero e proprio pedonale avviene su via Mariano Lauro, diciamo la quota di corrispondenza, mentre invece l'ingresso al pronto soccorso, quindi delle ambulanze, di tutta l'emergenza, avviene su Viale dei Pini praticamente in quota, proprio sfruttando questo dislivello. Questi due piani sono posti a due quote differenti, anche se poi, diciamo, hanno una forte correlazione. Direi per adesso, mi sembra di aver raccontato abbastanza brevemente, credo, tutto. Direi di non aggiungere altro. Grazie a tutti. Grazie all'architetto Pavani. Prima di passare la parola, sentire
i sindaci del territorio, i rappresentanti istituzionali della realtà della penisola, giusto qualche numero riepilogativo. L'intervento, come dicevamo, consta di circa 200 posti letto, parliamo di 50 posti letto circa di area medica e 50 posti letto circa di area chirurgica, 40 posti per l'area critica, quindi intendendo come area critica le terapie intensive, subintensive e similari, e 40 posti letto per il dipartimento di materno-infantile. L'idea è stata quella di inserire in questo canovaccio, che come organizzazione funzionale, come dicevo prima, rispetta i nuovi canoni di struttura ospedaliera, quindi aree per intensità di assistenza, quindi organizzazione per tipologia di intensità di cura, ma anche aree dipartimentali, aree funzionali omogenee. La spersonalizzazione della gestione del posto letto, che consente di avere l'utenza lì dove c'è, di impiegare le risorse lì dove c'è necessità, e quindi non un posto letto statico, non il reparto statico, ma aree funzionali omogenee che possono consentire di avere una flessibilità nella gestione dei pazienti. Questi sono stati gli elementi cardine che hanno portato i progettisti nella gestione della progettualità. Passo la parola ai sindaci. Il sindaco Iaccarino, padrone di casa qui a Villa Pondi, che dobbiamo ringraziare anche per la disponibilità di questa splendida struttura, nella quale è stata più facile vaccinare, visto insomma la location, abbiamo avuto una maggiore ricettività. Prego, sindaco. Buonasera a tutti. Innanzitutto saluto a nome di tutto il Consiglio Comunale Piano di Sorrento, di tutta la cittadinanza, il governatore, il presidente nostro, presidente Vincenzo De Luca. Grazie di essere qui a Piano di Sorrento. Grazie per tutto quello che ha fatto, che la Regione ha fatto per la penisola sorrentina in questo periodo difficile per tutti noi sindaci. Veramente abbiamo sentito sempre la vostra presenza, abbiamo lavorato in sinergia e questo ci ha permesso di uscire in questo momento, lo vogliamo dire in maniera forte, perché siamo arrivati, come diceva il direttore Sosso, all'84% di prime dosi, al 70% di seconde dosi in tutta la penisola sorrentina, ed è un grande risultato perché ci avete dato la possibilità qua a Villa Pondi di poter creare un centro veramente, dove voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, le polizie municipali, le protezioni civili, tutti i medici, i volontari, veramente è stato, i farmacisti, è stato un lavoro di sinergia. E questo veramente grazie al direttore Sosto, alla direzione sanitaria tutta, è stato veramente un lavoro di squadra. Grazie ai colleghi sindaci, e quindi noi non ci fermiamo perché continuiamo a vaccinare. Quindi grazie Presidente. Poi voglio ringraziare il dottore Sosto, l'ingegnere Sosto, perché ha dato questa spinta importante a una progettualità fondamentale per la sanità della penisola sorrentina. Io voglio, diciamo, fare una breve cronistoria, ruberò poco tempo, però è doverosa. Noi siamo partiti nel 2010 tutti i sindaci uniti per questa idea di una sanità migliore, quindi di un ospedale che potesse essere veramente, soddisfare tutte le esigenze della nostra popolazione e dei tanti ospiti che vengono qui in penisola sorrentina, che possa dare quindi una sicurezza sanitaria ma anche una sicurezza economica a tutta la nostra popolazione. E all'inizio nessuno ci credevamo noi sindaci. Abbiamo portato questo studio di fattibilità nei consigli comunali, dove è stato approvato, tutte e sei le amministrazioni, e questo veramente, quindi ringrazio tutti quelli che hanno dato questa forte spinta al progetto iniziale. Ripeto, nessuno ci credeva. Io ho delegato dei sindaci, veramente ho dato tutto me stesso, perché come medico in questo caso in campo, oltre che sindaco, era necessario, quindi sentivo questa responsabilità per tutta la popolazione. Devo dire, quando nel 2015 sono andato dal presidente e ho portato a nome dei sindaci lo studio di fattibilità, il presidente mi ha ascoltato per circa 15 minuti in silenzio e poi ha detto: va bene, farò quello che devo fare. E devo dire, in poco tempo il presidente è riuscito a trovare il finanziamento, ha portato avanti quest'opera, quindi veramente grazie al presidente De Luca, se qui siamo stasera a dire che finalmente si farà questo ospedale, nuovo ospedale della penisola sorrentina. Quindi grazie veramente di cuore, perché lo dobbiamo dire, diamo merito
al merito, perché in questo momento storico, proprio con la pandemia, abbiamo capito l'importanza di avere una struttura sanitaria d'eccellenza, all'avanguardia, che possa avere veramente, possa essere un punto per tutte le emergenze del territorio, perché noi come penisola sorrentina siamo un po' isolati dalla parte, diciamo, più dell'entroterra, quindi abbiamo difficoltà con le ambulanze per arrivare ai centri, diciamo, d'eccellenza. Avere un ospedale nuovo che sia di primo livello, e poi a Sant'Agnello, che diciamo il cuore, il direttore Sosto l'ha detto in maniera, diciamo, veramente romantica, questo suo pensiero è bello, cioè che lì proprio possa sorgere il nuovo ospedale della penisola sorrentina. Io quindi non voglio aggiungere altro, per me veramente è una grande soddisfazione. Questo dimostra che se uno crede in qualcosa e ci lavora e porta avanti le idee della comunità, e poi i risultati con le persone giuste si raggiungono. Quindi grazie a tutti voi. Vedrà la luce la nuova struttura ospedaliera. Prego, Sindaco. Allora, io prima di tutto voglio ringraziare il Presidente De Luca, il Dottore Sosto, i sindaci della penisola. Voglio ringraziare coloro che veramente ci hanno creduto in questa storia. Perché se oggi siamo qua, oggi questo non è uno spot elettorale o qualche altro cosa, questa è una realtà. Oggi siamo vicini a raggiungere un grande obiettivo. Ringrazio i sindaci. Noi anni fa, quando ci siamo messi insieme e abbiamo capito che ci fosse bisogno di avere un ospedale, l'abbiamo fatto perché riteniamo che l'ospedale non serve un ospedale sotto casa, ma serve un ospedale che funzioni. Non serve un ospedale a 10 metri, ma serve un ospedale che abbia tutte le branche, che possa veramente soccorrere il malato in tutte le sue forme. Quindi questo dobbiamo far capire. È inutile dire l'ospedale, ospedale vicino, ospedale non da, lo dico da medico. Un ospedale che non può raccogliere tutte le branche, tutte le specialità, è un ospedale che non serve. Serve un ospedale che abbia tutte le specialità. Ecco perché noi abbiamo voluto fortemente. E vi dico la verità, non abbiamo mai pensato al campanile. A noi non interessava che l'ospedale si facesse a Vigo, a Massa, a Sorrento. Non ci è mai interessato. Ci interessava che ci fosse un ospedale unico con tutte le specialità. Ci interessava dare il miglior servizio ai cittadini e ai tanti turisti che vengono qui in penisola. Perché si è scelto Sant'Agnello? Si è scelto Sant'Agnello per una serie di motivazioni. Si è scelto perché era baricentrico fra tutti i comuni. Si è scelto perché non c'è bisogno di un esproprio. Oggi sa bene chi fa le opere pubbliche che se c'è un esproprio per lo mezzo ci sono problemi di ogni tipo. L'abbiamo fatto per motivo che ha detto il dottore, il consumo del territorio. In qualunque altro posto si faceva questo ospedale, si dovevano abbattere alberi, si doveva creare tutta una serie di condizioni, che a Sant'Agnello c'è già una vecchia struttura che è una lascito testamentario che voleva questo ospedale. Ecco perché alla fine è stato scelto Sant'Agnello, non per un capriccio o per qualche altra cosa, perché era la sede più idonea. E stiamo affrontando anche le eventuali criticità che già abbiamo fatto un percorso lungo, abbiamo fatto conferenze di servizio già precedentemente. Stiamo valutando anche le eventuali criticità dal punto di vista idrogeologico, stiamo facendo degli studi che sta facendo la ditta che dovrà fare la progettazione, anche studi da parte del Comune di Sant'Agnello, in modo che assieme alla costruzione dell'ospedale si possono risolvere pure delle eventuali criticità idrogeologiche del vallone. Si parla del problema del traffico. Noi nel frattempo, mentre faremo l'ospedale, avremo delocalizzato la scuola media. A ottobre partono i lavori della nuova scuola media, quindi al centro di Sant'Agnello non avremo la scuola media. Quindi ci sarà anche, perché come dice il Presidente De Luca, la politica è realizzare, se non facciamo opere è un qualcosa di inutile. Le opere restano, tutto il resto sono noi e chiacchiere. Questa è la storia di questo ospedale. Quindi io voglio veramente ringraziare i sindaci che veramente l'hanno fatto al di là del campanile. E questo è un modello che noi stiamo attuando e che dovremo attuare anche per altre funzioni che vanno al turismo, alla mobilità, all'ambiente e all'agricoltura. Dobbiamo ragionare come penisola un tutt'uno e ci stiamo ragionando, stiamo facendo dei grandi sforzi, i sindaci mi sono testimoni. Voglio ringraziare il direttore Sosto che veramente si è impegnato, ma permettete di ringraziare soprattutto il Presidente De Luca, perché è stata una persona che veramente ha voluto fortemente. Possiamo essere di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi cosa, ma dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Veramente si è impegnato con tutte le forze, ha mantenuto la parola.
ha trovato i fondi, ha accelerato. Lui mi ha detto una cosa bellissima: quando i progettisti ci stavano preparando il cronoprogramma, ha detto non mi interessa, dobbiamo ridurre il tempo alla metà. E questa è la fattività, noi vogliamo le cose fatte, vogliamo realizzare quest'opera. Noi che facciamo politica, io dico sempre, non dobbiamo avere una funzione termica, non dobbiamo solo scaldare le sedie, ma ci dobbiamo impegnare per realizzare opere che migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini e dei tanti turisti. Presidente, grazie. Grazie al sindaco Sagrestani, grazie a tutti i sindaci, di nuovo io sento di doverlo dire perché non è usuale questa tipologia di rapporto, di approccio, di sinergia, di coesione col territorio, che davvero è il metodo, il modo e il modello che consente di fare opere di questo tipo. Grazie di nuovo. E adesso consentitemi di passare la parola al presidente De Luca, che è la persona grazie alla quale io devo dire oggi siamo qua, perché lo ripeto nuovamente, lo sprone che ci dà quotidianamente il presidente, l'impulso continuo, costante, ma soprattutto la possibilità di darci i mezzi per realizzare queste opere, è davvero gratificante per noi e dà un grande senso di collettività e di unione per le popolazioni di questi territori. Grazie presidente. Grazie a voi. Dovrete ricordare questa data, 10 settembre 2021, perché avrete modo di raccontare ai vostri figli, a quelli che verranno, che avete assistito all'inizio della realizzazione di un'opera storica per la penisola sorrentina. Non era scontato, e non è scontato in un paese come l'Italia, trovare qualcuno che mantiene la parola. Io avevo dato ai sindaci e a tutti quanti voi la parola che avremmo realizzato l'ospedale unico della penisola sorrentina e ho mantenuto la parola, e di questo sono orgoglioso. Non è facile l'assunto perché siamo in Italia e la distanza in Italia fra le cose che si dicono e le cose che si fanno è una distanza stellare. La quantità di chiacchiere e di palle che sentiamo in questo paese è sconvolgente. Ma poi anche perché avevamo problemi concreti, perché questa operazione è caduta in un momento maledettamente difficile, perché siamo da 2 anni in croce, appresso al Covid, poi la Campania, sapete, non è, parliamoci chiaro, è la regione più difficile d'Italia, abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e d'Europa, qui se perdevamo il controllo della situazione sarebbe stata un'ecatombe. E quindi abbiamo dovuto ovvero buttare il sacco. Quando è cominciato il contagio noi eravamo appena usciti dal commissariamento dopo 10 anni, da 3 mesi eravamo usciti. Abbiamo dovuto dare l'anima per tutelare, era nostro dovere farlo, ma non era scontato e non era facile tutelare le nostre famiglie. Ed era difficile trovare anche risorse, già si sono allargati, perché abbiamo parlato di 60 milioni di euro, sono arrivato stasera, ma noi siamo arrivati a 75, tra giorno. E qui se passano altri 2 mesi qua ci giochiamo il bilancio della regione. Va bene così, siccome è un'opera storica, Mariano e Lauro, quanto è, 160, 150 anni fa, e queste si fanno una volta ogni secolo e mezzo. Non ci sono problemi di risorse, quello che serve sarà dato, facciamo un ospedale bellissimo che dovremo lasciare ai nostri figli. Consentitevi di ringraziare innanzitutto i cittadini della penisola sorrentina, avete fatto una cosa straordinaria, avete dato una prova di senso di responsabilità nell'interesse dei vostri figli, delle vostre famiglie. Avete raggiunto un livello di vaccinazione che è quasi unico nella regione Campania e io sento di dovervi ringraziare. E ringrazio i padri di famiglia perché avete fatto gli uomini anche qui, al di là delle chiacchiere che continuano a circolare in questo paese, avete fatto gli uomini. Vi ringrazio perché avete tutelato le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri anziani. E vi devo dire che quando abbiamo cominciato questo incontro questa sera io respiravo un clima di grande famiglia. Questa è una comunità che è veramente una grande famiglia, Penisola Sorrentina. E sono veramente contento perché vuol dire che
il lavoro che si fa trova poi un riscontro nei territori. Grazie per la prova di responsabilità che avete dato. Grazie ai nostri dirigenti dell'ASL, al direttore generale Sosto, che è uno dei migliori direttori generali che abbiamo in tutta la regione Campania e che è venuto qui, alla Napoli 3. Alla Napoli 3. Che ha dato una grande prova di serietà, di rigore, di correttezza. E mica è facile, mica siamo a Stoccolma. Che... E veniamo da decenni in cui la sanità era più il luogo di porcherie clientelari che il luogo di gestione del principale servizio di civiltà che dobbiamo dare ai nostri concittadini. Grazie a tutto il personale, perché si abbiano raggiunto questi livelli di vaccinazione, perché il personale medico, infermieristico, gli amministrativi tecnici, i volontari hanno dato una grande prova di impegno. Grazie ai sindaci di questo territorio, che rappresentano anch'essi un'eccezione quasi unica nella regione Campania. Sono bravi, sono concreti, sono uniti, amano il territorio e non rompono le scatole. Che non è un piccolo dettaglio. O meglio, ci tengono il fiato addosso continuamente, ma non per beghe di paese, ma veramente per l'interesse delle loro comunità. I sindaci sono stati parte essenziale dell'avvio di quest'opera, perché se avessimo avuto comuni che litigavano uno con l'altro, probabilmente avremmo perduto un sacco di tempo. Intendiamoci, alla fine avremmo deciso comunque, non è che ce n'è. Però non è la stessa cosa trovare sindaci che hanno senso di responsabilità, lealtà fra di loro, rispetto del territorio. È come ha detto il sindaco di Sant'Agnello, che il problema non è avere l'ospedale sotto casa, ma avere un ospedale bello, funzionale e nel quale ti salvi la vita se hai problemi seri, al di là di ogni demagogia. E dunque grazie ai sindaci, perché avete dato una prova straordinaria di senso delle istituzioni e anche di generosità e di intelligenza, perché alla fine noi avremo un risultato. Ora, voi qui state bene, io continuo a raccomandare a tutti quanti di completare la campagna di vaccinazione, perché apriamo le scuole tra una settimana, il 15 aprono le scuole, e non in tutto il territorio regionale abbiamo avuto la stessa sensibilità. Stiamo attenti, perché diversamente da un anno fa noi abbiamo un dato estremamente positivo, abbiamo i vaccini. Ma abbiamo un dato preoccupante, che è la variante Delta, che è estremamente più aggressiva. Ci avviciniamo all'autunno, l'autunno con l'apertura delle scuole può diventare una stagione delicata. Vacciniamoci tutti. Quando sento alcuni esponenti politici raccontare palle mi viene l'orticaria, soprattutto uno di Milano. Non lo voglio nominare perché porta seccia. Perché sono soggetti strani. Loro la vaccinazione se la fanno. Poi si fanno pure il richiamo, però noi siamo contro il Green Pass. Che è sto Green Pass? Il Green Pass è la certificazione che ti sei vaccinato e hai fatto le due dosi, punto. È un elemento di garanzia per te e per le attività economiche. Altrimenti chiudiamo. E la cosa indegna è che fanno tutte queste manfrine in un paese nel quale l'obbligo delle vaccinazioni vale per i bambini. Noi vacciniamo obbligatoriamente per legge, con l'esa valente, i bambini da 0 a 1 anno. Facciamo 3 richiami l'anno per l'antipolio, per l'antidifterite, per l'antitetanica. Ma come? I bambini, i nostri figli e nipoti si fanno obbligatoriamente il vaccino e questi caproni di 60 anni non si fanno il vaccino, perché io, tu che? Vatti a vaccinare, hai marcia tua, vaccinatevi tutti quanti. Se vogliamo salvare la salute, se vogliamo tenere aperte le attività economiche, perché se avessimo seguito i consigli di qualcuno di questi, oggi l'Italia sarebbe chiusa. Non so se è chiaro. Qui io ho un particolare motivo di soddisfazione per la penisola salentina, anche perché sapete che abbiamo fatto delle scelte anche contro le indicazioni nazionali.
perché siccome è una zona turistica noi abbiamo deciso di vaccinare tutti entro il mese di maggio, quindi al di là delle fasce di età, perché sapevamo che in un'area turistica se saltavamo il mese di maggio e di giugno qui i turisti non arrivavano e avremmo perduto un altro anno di economia, e quindi abbiamo cominciato da Ischia, da Capri, da Procida, poi la Costiera Sorrentina, Amalfitana, Cilentana. Abbiamo fatto un lavoro enorme che ci ha dato una bella mano per salvare questa stagione turistica. Poi abbiamo mantenuto l'obbligo della mascherina tutti quanti. Vedo il dottore Accarino che confermerà che abbiamo dato una mano a dare respiro all'economia turistica di tutta la penisola sorrentina e siamo soddisfatti. Non era scontato.